doppiatore e dirgli: ah, ma davvero tu hai doppiato questo? Ammazza, non ti ho riconosciuto. Perfetto, cioè vuol dire che hai fatto un buon lavoro, vuol dire che ti sei nascosto dentro quel corpo, dentro quelle vene, dentro quegli occhi. Perché E sei un uomo che sa secondo entrare nell'anima di tutti gli attori che stai doppiando con immenso successo. Sei, insomma, la voce numero uno del cinema italiano. La voce dei David di Donatello. Se avete seguito i David, Carlo È Conti stato divertente, dialogava con sì, con questa Carlo Conti è voce stato molto un divertente, po' devo dire, sovrumana in quel sì, è caso. stato molto divertente. No, devo dire, questa cosa ci tengo a dirla, perché non ho mai scelto per ripiego il doppiaggio, cioè mi reputo un doppiatore realizzato e non un attore frustrato, nel senso che secondo me quando fai una scelta, la scelta deve essere coerente e se sposi un progetto devi starci dentro, devi amarlo e io questo lavoro l'ho amato tantissimo, lo amo ancora, facendolo nelle condizioni ottimali. Nel momento in cui oggi come oggi, devo dire forse per primi gli attori lo possono dire, che non lavorano più nelle condizioni in cui si lavoravano un tempo, per cui è un po' più complicato nel doppiaggio ancora di più, ma insomma è Guarda, inutile per starci qua a lamentare, no? me sei uno Anzi. strumento musicale, sei un violoncellista, sei uno strumento solista che mi piace sentire sempre. Grazie, Tra l'altro grazie. fai delle cose meravigliose, anche, sei anche Gatto Silvestro, diciamo la verità. Ecco, sei anche altri personaggi dei fumetti, sei appunto. Sono Pippo Io e ogni questa è la volta casa di godo quando ti Topolino. sento. C'è anche Leone che forse devi vedere. Leone, Leon, Leon, come si chiama? Leon. Chissà se lo vede Pippo. Leon, tu lo vedi Pippo? La casa di Topolino? Beh, benissimo. Poi a volte doppi dei documentari sugli animali, Allora, noi facciamo un po' di tutto, diciamo che, no vabbè, non posso ripetere quello che dissi una volta in un'intervista, non lo dico, non è carino. Però insomma il doppiatore utilizza la voce è lo strumento che arriva, però in realtà la voce dovrebbe avere dei contenuti, cioè se tu mi dai il violino di Uto Ughi e io lo suono, diventa un suono, si sente un suono orrendo, se lo suona Uto Ughi diventa poesia. Quindi la voce è uno strumento, è il nostro strumento. Un attore lavora a 360 gradi, un doppiatore, boh, non saprei, 180? con una velocità tra l'altro È pazzesca perché i l'immediatezza, ritmi noi sono abbiamo. sempre più stretti per Sì, fare il certo, lavoro che fai. abbiamo la lettura in realtà. Questa è stata la fuga che io feci quando ero giovane perché avevo panico da memoria e gli attori qui presenti potranno capirmi molto bene. Insomma, il panico da memoria è stato importante, è la cosa che poi mi fece fuggire un po' dal palco quando ero ragazzo. Senti, altre volte nei festival di Romeo Conte abbiamo visto delle clip in cui Ah! tu davi la voce. Questa volta però non le abbiamo, Ma e che quindi meraviglia, ecco, grazie Romeo, diciamo che ti liberiamo grazie. Ci dall'incombenza. assolviamo dalle clip di Soliti Sospetti, di American Beauty. Perché vedere che mi spesi, dai? Però avremmo tanto voglia invece di sentire la tua voce. Allora, Vabbè, visto ci che sei uno proviamo. strumento musicale, puoi anche fare una performance live per noi, Vabbè, per il pubblico. proviamo a fare una.